questo video volevo farvi vedere cosa ho creato per decorare la mia stanza. Ho creato giusto un po' di cosine perché cioè, le vendono anche, però dato che sono abbastanza capace di realizzarle ho deciso di appunto farle io, sia per diciamo risparmiare economicamente, sia per avere qualcosa in casa fatto da me, sia per passarmi anche un pochettino di tempo, anche perché a me piace molto pitturare, disegnare. Direi di cominciare appunto con i disegni che ho messo in cornice. La mia stanza, come potete vedere alle mie spalle, la parete è bianca, però su quattro pareti una parete è nera, quindi le cornici si alternano. Quelle messe nelle pareti bianche sono cornici nere e quelle messe nella parete nera sono cornici bianche. E direi di cominciare appunto da queste. Questa è la prima e questo è il disegno. Questo è un disegno da cui ho preso spunto. E il disegno originale era colorato, però a me piace di più fare disegni in bianco e nero perché la tecnica che preferisco è questa, appunto di riempire il disegno con puntini e fare le sfumature in questo modo. E quindi questo è uno dei primi disegni che ho messo in cornice. Poi c'è questo. Non esiste un disegno esattamente come questo, ho preso spunto ma l'ho totalmente modificato, anche perché in tutti i disegni ho messo quel qualcosa di personalizzato, cioè le foglie in questo stile e diciamo questa catenina di perline. E quindi anche qui la tecnica è la stessa. E questo è un altro dei miei disegni, delle mie creazioni. Un altro disegno che ho messo nella cornice è questo. E da come si può vedere appunto è molto chiaro, perché questa infatti è una fotocopia, perché il disegno originale era decisamente più grande. Qui ha le foglie in questo stile, la catenina di perline, e appunto questa è una fotocopia. Si può notare la differenza, che questo è molto più chiaro e questo è molto più scuro il disegno. E le cornici bianche sono quasi terminate, ne resta una ed è questa qui. Dovrebbe essere una versione di me, Lolita. Io ho un vestito che è molto simile, se non quasi uguale. C'è stato un periodo in cui ero vestita quotidianamente così. Questo è l'unico dei disegni in cui non ci sono le foglie e la catenina. L'unico dei disegni che non richiama gli altri. Adesso vi faccio vedere quelli nella cornice nera. E questi sono praticamente tutti fotocopie, perché appunto erano quelli che diciamo avevo fatto accuratamente con un po' più di impegno, e quindi erano in fogli molto grandi e ho dovuto rimpicciolirli. Questo gli ha fatto perdere molta qualità, infatti non sono esattamente centrati nella cornice, però sembrava molto sprecato lasciarli nell'album. E questo è uno di quelli. Appunto il disegno è molto chiaro, la tecnica è sempre la stessa, abbiamo un po' di puntinato, le sfumature fatte così e ritroviamo qui la catenina e le foglie. Questo è uno dei miei preferiti, mi dispiace molto che il disegno non sia centrato nella cornice, ma diciamo che era una tavola di tre figure, tutte in un foglio, quindi fare una fotocopia rimpicciolita non era esattamente facile.
specialmente per centrarla nella cornice. Andiamo avanti con gli altri disegni nella cornice nera. Questo, che in assoluto è il mio disegno preferito, anche questo purtroppo non è stato centrato nella cornice, ma rende lo stesso un buon effetto. Rappresenta la carta della triplice dea e qui non c'è la catenina, ma diciamo che sarebbe stato troppo carico se inserivo anche quella, però abbiamo delle foglie molto simili. Nel disegno ci sono queste tre streghe che danzano attorno a un falò sotto le tre lune. Appunto, ogni strega rappresenta una delle lune, dalla più giovane alla via di mezzo a quella più anziana. E questo spero un giorno di tatuarmelo, anche se non ho ancora deciso il punto ed è questo il motivo per cui non ho fatto questo tatuaggio ancora. Ma continuiamo. E qui abbiamo un altro disegno. Questo, come gli altri, ha la catenina, i fiori e le foglie, che sono molto simili. Un altro disegno nella cornice nera è questo, fa parte della stessa tavola di questo qui. Per fortuna sono riuscita a fare una fotocopia in modo che il disegno fosse centrato nella cornice e rappresenta questo profilo di una ragazza. Anche qui c'è la catenina e le foglie, anche se sono leggermente diverse. E questo era un altro disegno nella cornice nera. Ma adesso vi faccio vedere le cose che ho totalmente realizzato io a mano. E comincerei da questa specie di acchiappasogni, che l'ho fatto parecchio tempo fa. Qui appunto c'è un acchiappasogni che non è esattamente dritto e centrato, però era uno dei primi che avevo fatto. Qui avevo messo questi nastri al posto delle, diciamo, di mettere le piume, ho preferito mettere dei nastri. Ogni nastro è legato con queste perle bianche e, appunto, tanto per cambiare, la parte superiore è il mio simbolo preferito, sono le tre lune. Non è stato molto complicato realizzarlo, bastato ritagliare questo tessuto, appunto, farlo di questa forma e poi andare ad incollare con la colla a caldo tutte queste perline. E anche se qui con lo sfondo nero non rende molto l'idea, vi posso assicurare che è appeso su una parete bianca, o nel mio caso io l'ho appeso nella porta, fa davvero un bel effetto. Un'altra cosa che ho realizzato totalmente a mano, l'ho fatta qualche giorno fa, è questa qui. È praticamente un pezzo di legno tagliato a forma di bara, dietro si può vedere che è legno, e poi l'ho pitturato di nero, ho fatto la scritta casa della strega in bianco, il mio solito e amato simbolo, solo che stavolta ne ho messe 5 lune, ho disegnato i contorni sempre di bianco. E poi ho comprato dei pomelli e ho fatto ovviamente nel legno i buchi, li ho inseriti, li ho avvitati e ho pitturato anche questi di bianco, perché inizialmente erano tipo color bronzo, non ci stavano molto bene, quindi ho pitturato tutto. Ho utilizzato i colori acrilici, sia il bianco che il nero, tranne le linee di contorno che, per farle dritte, ho utilizzato l'uniposca bianco, anche perché la scritta e il disegno sono fatti con il pennello, quindi non è stato semplice,
Non sarebbe stato semplice realizzare delle linee così dritte e precise con un pennello, quindi ho preferito utilizzare appunto l'Uniposca. Come potete vedere dietro ci sono le viti, i ganci per appenderlo, e questo non è altro che un portachiavi, portacollane da parete. E appunto qua ci appendo tutte le mie collane, le mie cosine, quelle un po' più macabre, e le mie preferite le appendo qui. E questo video è terminato. Sono contenta di avervi mostrato le mie piccole creazioni e spero che vi siano piaciute. Anzi, fatemi sapere nei commenti quale disegno avete preferito tra tutti quelli che vi ho fatto vedere, e se siete interessati vi faccio magari un video tutorial dove realizzo o l'acchiappa sogni o il portacollane a forma di bara. Se siete interessati a vedere un video dove li realizzo, fatemelo sapere nei commenti. Ricordate anche di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!